trovato su internet. Buonasera dal telegiornale Rai della Lombardia. 20.000 test sierologici al giorno a partire dal 21 aprile per dare una sorta di patente di immunità da Covid-19 a chi deve tornare al lavoro. E hanno usato il presidente della regione Fontana, mentre i dati sul contagio delle ultime 24 ore non sono particolarmente confortanti. Tornano infatti ad aumentare nettamente i decessi più che raddoppiati. Preoccupa Milano. Donata la Negri. Dal 21 aprile il test sierologico di San Matteo di Pavia sarà una realtà. Diventerà una sorta di patente di immunità utile per la fase 2. L'annuncio nel pomeriggio da parte del presidente Fontana. 20.000 analisi al giorno, anzitutto agli operatori sanitari, poi a quanti dovranno rientrare al lavoro, soprattutto, ha spiegato, nelle province più colpite, Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi. La discesa verticale dei contagi però ancora non c'è. I dati non sono così soddisfacenti come ci aspettavamo. Questo sto presentando al report quotidiano l'assessore al welfare. Fontana non apre neanche a maggio. Ma precisa, oggi sono stati processati 4.000 tamponi in meno di ieri. 59 ricoverati e se il dato delle terapie intensive segna meno 33, quello dei decessi è a più 280, ieri 110. E continua a preoccupare la situazione di Milano e provincia. 481 i nuovi contagi. La linea del rigore deve pertanto continuare. Lo ricordo e lo porteremo, i dati che avevamo, le simulazioni delle prime settimane prevedevano scenari agghiaccianti. E la richiesta a forza dell'ordine per i polizie locali è per... Sì, ma è sempre uguale, che cazzo fa sto Fontana? Ieri a Lodi un ragazzo positivo al Covid ha organizzato una festa in casa, un vicino si è accorto ed ha avvisato la polizia. Oggi a Milano, per intercettare i furbetti delle passeggiate nei parchi, controlli anche dall'alto, coi droni. Il sindaco Sala ha ricordato vietati anche piccoli assembramenti nei cortili e se la regione di Pasqua il traffico era aumentato, ora va meglio, la conferma dal vicepresidente della regione col monitoraggio degli spostamenti attraverso le celle telefoniche, ma anche dalle riprese su strade e autostrade. Giorno di Pasquetta, ma la tradizione delle gite fuori porta sembra un lontano ricordo. Sul lago di Como intensificati i controlli, ma poche le sanzioni. Laura. I posti di blocco sono stati fatti sia in ambito autostradale, nelle barriere di Grandate, nell'area del Milanese, in particolare sul lago Nord, e per quanto riguarda invece la provincia di Como, le direttrici sul lago, sulla Regina. Una delle mete più scontate di a maggio cos'è che aprono ha detto normalmente queste sono le immagini della Premezzina questa mattina deserta. I controlli dovrebbero aprire strade che da Milano portano all'aereo sono stati aumentati, diciamo che nel rapporto tra apre tutto controllate e numeri di effettuati possiamo dire che in generale no, pure che Conte dice che va bene, poi c'è Fontana che dice di no, che comanda a Lombardia, un merda. Il decreto rischia multe tra i 5 e 66 euro, con una decurtazione si paga entro 30 giorni, ma anche a piedi le multe sono salate, vanno da 400 a 800 euro. Poche le auto in circolazione, quasi nessuna. A piedi 400 euro, mi era a piedi. Autostrada a 9 verso. Ma va che a me ce n'erano 3 qua, non me ne detto niente. Avvertenza per chi si muove per assistere un parente invalido. Puoi camminare per la salute. Testi l'invalidità. Anche un valido motivo non dimostrato può far incorrere in una sanzione e dopo resta solo. Quelli con le macchine. Il dramma nel dramma, quello delle RSA, delle residenze per anziani, 1822 morti in quelle della Lombardia dall'inizio dell'epidemia secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità. Il caso di Villa Paradiso a Brugheri, nel Milanese, Roberta Di Matteo. Chi sta che? Chi rassomiglia a quella? Negli ospedali di Vimercate e Monza e le altre 19, la notte di Pasqua. Oggi nella residenza per anziani Villa Paradiso di Brugherio restano una ventina di ospiti, uno solo ufficialmente positivo al Covid-19. A Brugherio. Ma sai chi c'era a Brugherio? A Villa Fiorita c'era un pittore, Filippo De Pisis, che c'è stata una mostra a Palazzo Reale. No? 11 marzo, raccontano dalla direzione. Lui ha fatto gli ultimi anni là. Tamponi, quasi un mese dopo. In solitudine. San Gerardo ci dice
Non sappiamo più come fare, cioè perché hanno tamponi ovunque. Martedì scorso se abbiamo fatto il 14. Mi sa che non mi attampona pure noi, sì, ma... Venerdì pomeriggio tardi sono arrivati gli esiti, erano tutti positivi. Da marzo i morti nella RSA sono stati 12. Alcuni parenti si sfogano sui social. Una donna che pochi giorni fa ha perso il suocero lamenta la poca trasparenza. Manca il personale, replicano dalla struttura. Ci siamo trovati io, la coordinatrice dei servizi, il medico e basta. E con 54 ospiti. Ha perso un collega ma non ha mai rinunciato a visitare i pazienti colpiti dal virus, la testimonianza di un medico di base di Orzi Nuovi, uno dei centri più colpiti del Bresciano. Andiamo a Pierluigi Ferrari. Questa è la zona infetta, la zona anteriore invece... Ha imparato a difendersi dal virus Pier Severo Micheli, medico di base con 100 pazienti Covid a Orzi Nuovi, come tutti, colto alla sprovvista. Abbiamo sempre pensato che la cosa fosse laggiù, dall'altra parte del mondo. Il 25 febbraio ho visitato senza protezioni un mio paziente. Un suo collega è morto, ma lui non ha mai rinunciato alle visite a casa dei malati. Bisogna mettere le mani addosso, il fonendoscopio, e si può sentire se c'è la polmonite. Si apprezzano dei rumori molto particolari, diffusi. Sono sicuro di aver selezionato i casi per il servizio di emergenza, urgenza. Se non si fanno certe cose si viene meno all'etica della professione. Un'emergenza così, che è dilagata rapidissimamente, richiede anche ai medici che fanno questo lavoro di fare il loro lavoro, non di astenersi. Ha compiuto i 40 anni di professione in trincea, anche a Pasquetta, due visite programmate e altre forse strada facendo. Nata in Congo, arrivata in Italia come religiosa, laureata in medicina a Palermo, prima sulle navi della Guardia Costiera, ora guardia medica, impegnata nelle USCA, nella Bergamasca. Sara Grattoggi ci racconta la storia e l'impegno di Suor Angela. Tra il 2016 e il 2017 ha lavorato a bordo delle navi della Guardia Costiera come medico del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta, in prima linea per salvare i migranti in mare, come lo è oggi nell'assistenza ai pazienti Covid positivi. Una storia di impegno e solidarietà, quella di Suor Angela Bipendu, nata nella Repubblica. Domani che tempo ha dato? È in Italia 16 anni fa, come religiosa, con il sogno coronato. C'è vento, mi sembra. E da Adriati che vengono. Eppure qua lo dentro. Aiutata dal professore Giovanni Nuovo, il cardiochirurgo di Tor Vergata, è lui che mi ha aiutato a studiare. Tu ci hai portato, non vedi. Ma non piove. Così è iniziata la sua attività in mare, poi due anni fa il concorso per guardie mediche l'ha portata a Villa d'Almè nella Bergamasca. Un tablet non dice la verità sul tempo. Adesso io sto facendo le USCA, che sono unità speciali per la continuità assistenziale. Come si chiamava? Guido. Ho di mesi dall'ospedale con sì, previsione ti dice, ma non sono attendibili. Perché tutto è preciso. La solitudine, no? La preoccupazione. Precise sulla morte, partono sempre di. La differenza è che sul mare sul tabletto non è preciso. Qui invece siamo sulla terraferma, dove possiamo fare di tutto e di più. Circolano troppo fake news. Un altro sacerdote vittima del coronavirus è morto questa mattina, Don Enrico Bernuzzi, 47 anni non ancora compiuti, parroco del Duomo di Voghera e punto di riferimento per i ragazzi degli oratori. Neanche 47 anni. Due coniugi di origine indiana sono stati arrestati nel naturale. Come hai detto, Voghera. Un vicino di casa. Sentiamo il servizio di Alangari. Nella notte sono stati arrestati i vicini di casa, marito e moglie, che per gli inquirenti avrebbero ucciso un uomo di 43 anni. Come si dice? Ma Voghera o Voghera? Di metallo. A trovare ieri i vigili del fuoco entrati nell'abitazione a Villa Saviola, nella frazione di Motteggiana, piccolo comune a sud di Mantova, per del fumo nero che usciva dalla finestra. Le indagini dei carabinieri sono state rapidissime e malgrado i precedenti dell'uomo per droga si sono concentrate sui coniugi, anche loro indiani. Sin dai primi momenti era apparso chiaro che a commettere l'efferato delitto
non poteva che essere stata una persona a lui molto vicina. Il comportamento della vittima nel tempo nei confronti della famiglia era diventato ossessivo. Hai preso i pastigli, ma... Rajiv, da una prima ricostruzione, si era invaghito della moglie del vicino di casa ed era diventata una vera e propria ossessione. Un paio di volte per i suoi comportamenti violenti erano anche intervenuti i carabinieri. I coniugi, trasferiti nel carcere di Mantova, sono accusati di omicidio premeditato. Si indaga ora per capire chi ha impugnato il tubo di ferro. Domande che iniziano ad arrivare dalle regioni per quanto riguarda la cassa integrazione in deroga, lo si legge in una nota del governo in cui si precisa che hanno vinto sono 11 le regioni che stanno provvedendo all'integrazione e già in corso un aumento da parte dell'INPS della cassa in deroga nelle prime regioni. 20.000 aziende lombarde per un totale di 57.000 lavoratori hanno fatto richiesta di integrazione in deroga, informa a sua volta Regione Lombardia. Tutti, prosegue la nota, potranno beneficiare dell'anticipo della cassa. No, non sento, non è che non sento. Sono stavo parlando. Che in casa sfornano pane e torte, la richiesta di farina nei supermercati è aumentata del 185%. Massimo Lanari. €2 in più. Non ce n'è più. Pane in casa. Non c'è più pane. Però vai dammi il pane. Coronavirus cambia i consumi e gli stili di vita. A pasto. E ora sugli scaffali dei supermercati la farina è un bene prezioso. Richiesta aumentata del 185%. Qui siamo in Colonia Paderno d'Adda, in provincia di Lecco. Con le pizzerie e le pasticcerie ferme, la domanda di sacchi di farina ma qua al nord 25 kg è crollata. Resiste solo quella per forni e industria alimentare. E riconvertirsi ai sacchi da un chilo non allora è aumenta pure la pizza. Oggi la farina da chilo manca negli scaffali dei supermercati, non tanto perché i mulini non sono in grado di produrre farina, quanto perché oggi colti tutti in contropiede, c'è troppo virus per poter insacchettare. Il bilancio come è negativo, senza pizzerie e pasticcerie, quindi produzione del 40%. Ma è colpa del virus. L'Italia deve importare più del 55% del grano che macina, i costi del trasporto e di importazione non ce n'è abbastanza anche diciamo di origine. La pasta che stanno facendo lievitare sui mercati internazionali non c'è farina italiana, è salito in pochi giorni del 10%. Quando cambia anche l'uso dell'alcol, l'industria lombarda dei cuori dei perché hanno comprato sport producendo gel igienizzanti. Eleonora De Lauro. Gel disinfettante nei tubi che solitamente portano alcol e aromi. Sarò una provincia ungherese nel modernissimo stabilimento di uno dei liquori italiani più apprezzati al mondo. Le bottigliette di Nona prendono 15 minuti. Il 70% della tipologia di miscelazione e preparazione è stata fatta separatamente. Quindi domani deve andare. Dispositivi dedicati solamente a l'industria lombarda di ancora vini a fini IVA destina 5.500 litri. Puoi pigliare una pezzella caciù. In poche ore dallo stabilimento escono 300 fusti da 5.000 litri ospedali e 100.000 minuti. Sono già arrivate a Milano, a Firenze, a Roma, a Cosenza e a Palermo. Io mi devo alzare alle 7 per essere alle 8. Ha avviato la produzione di 15.000 bottiglie di igienizzante per ospedale. Poi mi devo mettere in fila. Sofì che ha riempito a mano le sue bottigliette provate all'inizio negli uffici e distillerie di Milano. Adesso nello stabilimento ILVA di Saronno tutto è fermo, ma fino a 24 ore fa si è lavorato molto intensamente per rispettare... Tu fai la lista dopo, ma... L'azienda non è stata inclusa nello stato... Ma non tanta roba che... Il dono da Gioia è forse un modo per farsi... Poi mi deve fare il caffè, prima che vada, che sennò mi addormento in colonna. Mozzarella. Avesse addormentato in colonna. Metta due pacchi di mozzarella per no. Due pacchi, in un pacco ce ne sono tre. Sono stati tra i primi a chiudere, certamente non saranno tra i primi a riaprire. Parliamo dei parrucchieri. Queste mozzarella. Si mangia lucchi. C'è il buco, le fai da te. E la Zibetta Santoni. E di lì, ovviamente, faccio la piega pulcion. Ho fatto vedere il video e vede, c'è tutta la spiegazione, la panna. Ah, ti serve anche il latte, ma... Uno litro, uno, che nato c'è. Quanto scrive. Quindi resiste. Non resiste. C'è un'ironia tra donne e amiche, su questo sicuramente. Veramente. Uscirò. Metti anche formaggio.
non spaventa passeri, però formaggio di capra. Vuoi un caprino? I capelli mossi più volte mi sono spuntata io la cosa, ho preso appunto il colore e me lo sono fatta. I consigli di una professionista. Due sacche d'arancia. Forse ci è capitata questa mattina una signora che non aveva mai fatto. Ha voluto un consiglio anche in base alla cartella, al colore, perché non... Mele gold. Pomodori anche. E faccio da sola e taglio capelli a mio figlio. Sì, già l'ho scritto. Mio marito e mi rispondo e a mia bimba. Chiamami in tante? Ma già, te lo tolgo. Chiamano l'età. Ma stasera devo vedere i quadri, finalmente. Una fiora anche per fare bambini. C'è la pittura di Carlo fino a mezzanotte. Io ho fatto uscire, per cui ho approfittato. Anche domani. Qualche parte di pastina. Torniamo alla Pasquetta, c'è chi non ha voluto rinunciare alla grigliata, l'ho fatto sul balcone e con gli amici collegati via internet. Ah, dici che sul balcone si poteva fare. La griglia è sul terrazzo di casa, il panorama è quello della strada e gli amici si guardano solo in video. Eccoli qua, già il nostro primo. E la Pasquetta sì, sul balcone, sì. Perché sei solo sul balcone, sono solo che la famiglia. Ma va un fumo sopra. Ma non va niente, il comune. Tutti mangiano carne e guardate un fumo sopra. Ma va un fumo in casa, state giù sul balcone. Quindi l'evento è diventato virtuale. No, non si può. In tanti si sono dati da fare su Facebook, no. Partecipando a gruppi ed eventi come dove sono? Sono in condominio. Gli fuori sede di Milano alle prese con gli arrosticini. O puoi fare se c'è una villetta. Una pozione fondamentale per accendere la casa sola. La festa, quindi che si stia in casa per forza occorre farlo, è obbligatorio. Mentre i ristoranti si sono attrezzati per l'asporto, sagre e iniziative si sono trasformate in scambi virtuali per cuochi più o meno esperti. In qualche modo è un po' una comunità, no? Che in modo un po' non usuale si riunisce a distanza e continua a fare quello che avremmo fatto in questi posti in Abruzzo o in altri, o in campagna o con gli amici. Ah, nell'Abruzzo. La terza edizione questa sera al 00:10, noi vi lasciamo con le immagini di un'interpretazione piuttosto sorridente di questi giorni di clausura che ci arriva dai tesserati della Ferrari, salvo squadra che milita in Serie C. Buonasera. Buonasera. È finito. Mette solo una allora. No, ma c'è il tempo, papà. Beh, questo è volato, si sta scritto in pomodori da Lombardia. C'è il giardino, i pomodori da scritto, mira com'è. Così piccolo è scritto. Mamma vede in un momento il tempo qua. Papà lì c'è. Che cazzate che fanno. Leggi. No, ci vedo. Un litro di latte, una confezione di mozzarella, un pacco di sale iodato, formaggio di capra, formaggio parmigiano, o grana, grana. Dice che mo fa il tempo. Forse 5-6 euro. Sulle prealpi lombarde c'era generalmente sereno o già faccio chi sa temporanei innocui annuvolamenti dalla non bastano 100 euro se penso solo chi sa vale una padana schiarite parziali quale questo se penso solo chi si chiede schiavare ma io ho fatto un'altra lista pure per altre cose. Le temperature faranno domani 25 gradi. Milano è più caldo. E come mai? Adesso è solo virus. Aumenta. La situazione si presenterà direttamente che è provocata la prima e la provenienza dai quadranti orientali. Domani nostri del 2020. Domani un'altra 14 aprile. E un'altra giornata.